lo organizziamo in questo modo. Io adesso vi farò un'introduzione, insomma, sull'essere di essere cattolica, sulla appartenenza, come mi compete in quanto presidente di Diocesano che finisce. Poi dopo ci sarà una breve, una piccola simulazione di un consiglio parrocchiale che faremo qui davanti e dalla quale trarremo delle indicazioni per capire che cosa significa essere responsabili. E poi c'è Roberto Pinato, che lo vedo, e concluderà Roberto con un'altra breve comunicazione sul ruolo delle relazioni qui in Azione Cattolica. Il tutto comunque finisce entro assolutamente le 10:30, compresi gli avvisi, quindi per andare a letto tutti, insomma. Allora, questa prima parte, in questa prima parte vogliamo dirci che cosa significa essere di Azione Cattolica. Molti di voi lo sanno benissimo e lo possono insegnare anche a me, ovviamente. Ma per quelli che magari ancora qualche dubbio ce l'hanno, essere di Azione Cattolica significa anno dopo anno assumersi e riassumersi una responsabilità. E c'è un valore pedagogico in questa scelta che l'Azione Cattolica fa di dire che ogni anno bisogna ripetere la propria adesione, ridire di nuovo sì, e ogni 3 anni prendersi degli incarichi. E questi incarichi, voi sapete che possono durare al massimo 2 triennio, quindi sono incarichi che durano un tempo limitato, in modo che nessuno si senta responsabile per sempre, indispensabile, e allo stesso tempo che gli altri che vengono avanti siano disposti a prendere il testimone. Ma la vera motivazione per cui noi siamo qui è perché noi, riprendendoci e ridicendoci questo sì ogni anno e ogni 3 anni, siamo costretti a pensare alle motivazioni per cui lo facciamo. E anche perché, come ci ha detto giustamente Monsignor Vescovo, non è la Azione Cattolica che ci salva, ci siamo qui con un'altra motivazione, che è quella di abbracciare la missione della Chiesa, che è quella di annunciare e testimoniare Gesù. Questa è l'unica cosa, perché la Azione Cattolica è un mezzo per aderire a Gesù, a quella persona alla quale noi abbiamo scelto di andare dietro. Quindi non basta fare leva sulla nostra storia, anche se è bella e gloriosa, e quest'anno cominciamo le celebrazioni per i 150 anni e andremo in piazza con Papa Francesco il 29 aprile, intanto cominciate a memorizzare delle date, e faremo una festa ovviamente bella dove ricorderemo quello che è stato. Ma non è guardando indietro alla storia che noi, il motivo per cui noi siamo qui. L'Azione Cattolica è prima di tutto una vocazione, è un essere chiamati ad una ministerialità, proprio ad un compito, quindi una ministerialità significa questo, particolare, che è riconosciuto dal Concilio ed è riconosciuta dal Magistero dei Papi e della Chiesa, quindi. Ma sono tutte parole se al fondo di questo nostro impegno non c'è una adesione convinta a Gesù. Se non c'è quello, anche il nostro impegno ha poco significato. Allora, se la motivazione di fondo è quella del seguire Gesù, a che cosa serve l'associazione? Uno potrebbe dire, è necessario per essere buoni cristiani, lo possiamo fare anche da soli? Certamente, io però vorrei dimostrare che farlo come associazione è meglio e si viene meglio. L'Azione Cattolica nasce 150 anni fa da dei laici, uno anche qui vicino, di Castel San Pietro, Giovanni Quaderni. Questi laici sentirono il bisogno di unire le forze in un momento storico, come anche qui ci ha ricordato prima il signor Vescovo, in un momento storico che era sicuramente più difficile di quello che stiamo vivendo noi oggi, perché c'era, come dire, una persecuzione in atto nei confronti della Chiesa. E deciso di accogliere questa sfida. E negli anni non è mai venuta meno, ecco, questa motivazione di accogliere le sfide del tempo. Abbiamo dovuto ovviamente cambiare la modalità con quale farlo, no? Questa intuizione è passata quindi attraverso gli anni, attraverso i secoli, attraverso anche momenti difficili. E poi è arrivato il momento del Concilio che ha dato questa grande lettura anche teologica dell'impegno dei laici, attraverso vari momenti. Significativo, il più importante è quello dove c'è scritto che cos'è la Azione Cattolica. Se volete farvela leggere, ogni presidente almeno questa lettura la deve fare, si chiama Apostolica Actuositatum al numero 20,
ci sono quattro note che dicono per come si fa a riconoscere un'associazione se è di azione cattolica. Lì c'è proprio scritto, l'hanno detto i padri conciliari, e poi nel tempo tutti hanno nel magistero della Chiesa si è sempre continuato a ribadire che l'azione cattolica è necessaria. Allora, tra tutti gli interventi che ci sono stati in questi 50 e passa anni, io mi ricordo, ve ne ricordo uno, ma ce ne sono tantissimi. Paolo VI ha fatto degli interventi bellissimi, ma io mi ricordo uno perché l'ho sentito con le mie orecchie. Nell'aprile dell'86 Giovanni Paolo II disse che la Chiesa, disse, per sua divina costituzione gerarchica, e quindi diciamo l'apostolato gerarchico che è proprio dei ministri ordinati, quindi i preti e la gerarchia e i vescovi. Ma c'è anche un apostolato proprio dei laici che si manifesta come presenza di Chiesa in quei luoghi e in quelle circostanze in cui essa non può diventare sale della terra se non per mezzo loro. Perché i laici stanno in luoghi e in ambiti dove i preti non possono stare o non è il loro ambito, cioè nei luoghi del lavoro, nei luoghi della politica, nei luoghi degli ambiti sociali, prima di tutto la famiglia ovviamente, e in questi ambiti ci stanno i laici. E lì i laici hanno un compito specifico, una vocazione propria. Giovanni Paolo II continuava dicendo che l'apostolato della fede cattolica non si esaurisce quindi nell'impegno personale dei singoli, per quanto sia indispensabile e prezioso, quindi si può fare anche da singoli, ma la sua modalità propria è quella di unire, di agire, scusate, uniti a guisa di corpo organico. Questo è un linguaggio un po' vecchio, un linguaggio di 50 anni fa, può semplicemente dire che bisogna stare insieme come un corpo organico, cioè in modo unitario, unito. Così che si è espresso in modo più adatto la comunità della Chiesa e l'apostolato riesce più efficace. Ecco, questo è uno dei tanti pronunciamenti dei papi che hanno detto che insieme è meglio, semplicemente questo. Allora io vi dico, alcune caratteristiche della fede cattolica non sono le quattro note, le ho un po' riviste con un linguaggio un po' più di oggi, però sono le stesse. E la prima caratteristica è che è un'esperienza di vita ecclesiale. E noi abbiamo le stesse finalità della Chiesa, l'evangelizzazione, e abbiamo la stessa attenzione alla vita della Chiesa locale e della Chiesa universale. L'abbiamo per statuto questo, i primi articoli dello statuto dicono proprio questo. E noi nei gruppi che guidiamo, nei consigli parrocchiali, nelle associazioni parrocchiali, dovremmo avere questo a cuore, questo allenamento alla vita, al cuore della vita cristiana, cioè la vita sacramentale, la preghiera quotidiana, l'accompagnamento spirituale, cioè questo ci dovrebbe stare a cuore, perché noi abbiamo lo stesso fine della Chiesa. E poi siamo tornati a prendersi delle responsabilità, che è esattamente il contrario di vivere la giornata e di farsi rinocchiare. Cioè noi per primi, se siamo qui però e abbiamo accettato questo impegno, evidentemente lo sentiamo, non siamo persone che si fanno trascinare dagli eventi, ma siamo persone che vogliono reagire in prima persona proprio per affermare questa, cioè per portare questa testimonianza. Poi altra caratteristica è l'incontro tra le persone. Cioè, penso che questo lo possa dire chiunque abbia fatto un minimo di esperienza di azione cattolica negli anni, nelle giornate, ma anche in parrocchia, negli incontri. C'è una bellezza e anche una fatica, ma vogliamo dire prima la bellezza dello stare insieme e di costruire relazioni. L'appartenenza alla Chiesa cattolica ci aiuta, guardandoci gli altri, a capire che non siamo i soli, che abbiamo passione per Gesù e che abbiamo passione per la Chiesa. Allora, l'essere con gli altri dovrebbe, se non è così, diamoci da fare perché lo diventi, dovrebbe essere un modo per non perdere la strada e per sostenerci nel momento delle difficoltà. Con questa esperienza la fede cattolica dà valore alla relazione con le altre persone e di questa relazione fa un vincolo tramite l'adesione. Noi non siamo vincolati gli uni degli altri dal rapporto di parentela, non stiamo insieme per quel motivo lì, o di clan o di che cosa. Quello che ci unisce è questa relazione che è espressa anche in modo fisico, tangibile attraverso l'adesione alla stessa associazione, e quindi noi ci sentiamo, spesso lo diciamo, ci sentiamo un po' famiglia, no?
La scelta dell'unitarietà che è stata fatta dall'associazione, quindi di tenere dentro all'associazione tutti, dai bambini ai ragazzi, i giovani, i giovanissimi, gli adulti, gli adultissimi, corrisponde proprio a questa scelta, cioè la fede cattolica in famiglia. E sottolinea però anche il primato della comunità rispetto ai singoli componenti, il famoso principio che tutto è superiore alla parte, che i presidenti parrocchiali dovrebbero aver già visto nel documento assembleare che avremo così ad approfondire all'assemblea del 19 febbraio, contiene proprio questo principio, che è uno dei principi cardine di Vangeli Gaudium e che il Papa sviluppa molto bene, cioè il tutto è superiore alla parte, significa che le parti sono importanti, ma il tutto il valore dell'insieme dei componenti della comunità è ancora più importante. E poi, come dicevo, inizia un'esperienza di vita laicale. Uomini e donne che stanno nel mondo e provano di amare il mondo in quella condizione di paradossale cittadinanza che è ben descritta nella lettera di Agnetto. Anche questa è una delle letture che sono ancora fatte che consiglio di farla, nella lettera di Agnetto dove si descrive, questo testo dei primi secoli, si descrive la condizione di vita dei cristiani nel mondo che mangiano lo stesso pane, indossano gli stessi vestiti, abitano le stesse case, ma instaurano con queste dimensioni ordinarie, normali della vita già un rapporto nuovo che anticipa il regno. Quindi essere nel mondo, ma nello stesso tempo sentire già di appartenere al regno di Dio, questo un po' l'obiettivo, insomma. Quindi un po' queste sono l'ordinarietà della vita di azione cattolica. Bisogna stare attenti a non identificare l'appartenenza con delle cose da fare, detto tutto questo, no? Quindi la classica frase, se non faccio più l'educatore allora in azione cattolica non c'è più posto per me, oppure sono sposato dei bambini piccoli e quindi che cosa faccio io in azione cattolica, perché sembra che l'azione cattolica sia solo degli educatori, potrebbe sembrare che sia da fuori, ma non è così, che dipende anche da noi che non sia così. Perché quello che importa è che ognuno viva nell'ambiente in cui si trova, quindi nella famiglia dei bambini piccoli, ma anche l'anziano, l'ammalato che non ha più possibilità di fare servizi, di vivere secondo uno stile che ha appreso e imparato durante la sua vita in associazione, quindi dentro la Chiesa. Ed è uno stile di servizi, quando uno proprio non ha più altra possibilità, può sempre pregare per l'associazione e per tutti gli altri, quindi pregare per la Chiesa. E questa è ancora essere l'edizione cattolica. Concludo questa proprio carrellata velocissima, ovviamente, perché più di così non si può dire su che cos'è l'edizione cattolica, facendolo dire al nostro primo presidente del nuovo statuto, cioè Vittorio Pascelè, con una frase che penso che abbiate sentito, ma che comunque resta come definizione della fede cattolica, almeno per me, la più precisa e la più bella. Diceva Vittorio Pascelè all'Assemblea Nazionale del 73, quindi già molti anni fa, che cos'è la fede cattolica, ne abbiamo parlato molto, ma mi pare che sia soprattutto una realtà di cristiani che si conoscono, che si vogliono bene, che lavorano insieme nel nome del Signore e che sono amici. Direi che potevo dire solo questo, era già abbastanza. Adesso lascio qui l'invito a Lorenzo.